prati verdissimi, collinette, sullo sfondo le montagne delle valli di Lanzo e a due passi la città di Torino. In questo bellissimo ambiente naturale del Parco regionale della Mandria si disputeranno le gare dei Master Games, European Master Games di golf. Si gareggerà al Circolo Città di Torino La Mandria e al Royal Park I Roveri. Sì, il nostro circolo storicamente è sempre stato un circolo molto sportivo, abbiamo ospitato qui gare molto importanti, le ultime sono gli Open giocati nel 1999, nel 2013 e nel 2014. Nel 2013 abbiamo ospitato anche i World Master Games, quindi sono arrivati giocatori veramente da tutti i paesi del mondo, compresa la Nuova Zelanda, ed è stata una bellissima vetrina per il circolo, per il Piemonte e per il golf in Italia. Un'occasione come quella del European Golf Masters è un'occasione non solo sportiva, ma anche un'occasione di turismo, perché chi viene a giocare viene con la famiglia probabilmente e quindi qualcuno sarà qui a competere sportivamente, qualcuno andrà a scoprire la città e tutto quanto di bello c'è qua intorno. Qui è sicuramente una grande occasione per promuovere lo sport e il Piemonte sotto tutti i suoi aspetti. Il Master Game è una grandissima occasione, una grandissima vetrina internazionale, mondiale, e sicuramente sarà propedeutica questo evento, questo grande evento, a tutti quegli altri grandi eventi che stiamo cercando di organizzare come federazione, o meglio, stiamo cercando di proporre come federazione alle istituzioni, per sviluppare, per portare turismo e per far sì che il golf diventi anche in Italia uno sport popolare come in tutte le altre parti del mondo. Ci sono 70 milioni di praticanti nel mondo golfisti e di questi 70 milioni, 20 milioni sono i turisti, sono i golfisti che fanno anche turismo e che quindi girano alla ricerca nel mondo dei migliori campi, dei migliori territori. Noi siamo, diciamo, disponibili ad offrire il meglio, l'eccellenza, non solo nel campo enogastronomico come Piemonte e come cultura, ma anche come golf. Sono Caterina Donne, ho 18 anni e faccio parte della squadra nazionale femminile di golf. Nella mia carriera ho vinto due volte i campionati europei a squadra under 18 e una volta i campionati del mondo a squadra under 18 e secondo me il mio miglior piazzamento è stato il 12° posto alla Augusta National Women Amateur. Chi non conosce lo sport del golf, per spiegarlo semplicemente, consiste nel mettere la palla in buca con il minor numero di colpi possibili. Ci sono tre tipologie di buche, par 3, par 4 e par 5. Par sta a significare i colpi ipotetici che un giocatore dovrebbe metterci. Ovviamente se ce ne mette meno è positivo e se ce ne mette di più è negativo. E comunque il gioco del golf è adatto a tutti perché grazie al sistema dell'handicap consente di mettere tutti i giocatori alla pari, consentendo anche a chi è un po' meno portato di confrontarsi con chi è a un livello più alto. Ci troviamo al Royal Park I Roveri, circolo di golf all'interno del Parco La Mandria, 36 buche, ha ospitato per 4 volte l'Open d'Italia, nel 2013 i World Master Game e quest'anno ospiterà gli European Master Game. European Master Game che si terranno su uno dei due percorsi, sull'Allianz Bank Course by Urzan Fry, un percorso di recente costruzione del 2013, percorso che si presta molto bene a questa categoria, ai master, a questa categoria di giocatori, perché è un campo non tanto lungo, tecnico, molto tecnico, dove la vera differenza la farà chi avrà un ottimo gioco corto e un ottimo gioco sul putting green. La gara sarà su 3 giorni, quindi sarà sicuramente una bella sfida dove vincerà e anche, visto il periodo, si prospetta un tempo soleggiato e caldo, quindi il vincitore sarà sicuramente sia una persona tecnicamente molto valida ma anche fisicamente.